Nel centenario della nascita dell'attore catanese Turiferro, il Teatro Stabile di Catania riapre le porte al pubblico, proponendo un'interessantissima mostra dedicata al grande maestro. La mostra, curata da Sara Zappulla Muscarà e da Enzo Zappulla, è allestita nello spazio ridotto del teatro. L'esposizione permette di far apprezzare al visitatore preziosi materiali appartenenti all'archivio storico dello stesso teatro e utilizzato dall'attore. Vi sono presenti costumi, oggetti di scena, copioni ricchi di appunti e cimeli personali provenienti dal suo camerino. Naturalmente non mancano foto e video che accompagnano il visitatore a percorrere la lunga carriera dell'attore, mostrando momenti e avvenimenti che fanno meglio comprendere il legame tra l'artista e vari personaggi dello spettacolo e della cultura siciliana e italiana della sua epoca. Vi sono tra gli altri Sciascia, Bufalino e Consoli. Si tratta di foto che mostrano lo scenario di un dopoguerra che guarda alla ricostruzione, all'andare oltre le macerie, proiettando quindi verso la ripresa sociale ed economica del paese. Foto che permettono di vivere la storia di quei momenti, cogliendo lo stretto legame tra l'attore e il teatro stesso, e che ne trasmettono l'emozione al visitatore. In tal senso Turiferro fu uomo e attore proiettato al futuro, raffinato interprete dei grandi classici e al contempo attore contemporaneo, che resta però fedele al teatro siciliano, al suo Teatro Stabile, che aveva egli stesso contribuito a far nascere nei primi anni 60 e del quale è stato per sempre pilastro portante. L'organizzazione della mostra, eseguita dalla direttrice artistica del Teatro Stabile, Laura Sicignano, ha certamente richiesto attenzione ed energie per poter ricostruire l'articolato percorso artistico e storico di Ferro e dello Stabile, e per ottenere quindi un prodotto espositivo apprezzabile da ogni tipo di pubblico di varie fasce d'età, cioè sin da coloro che hanno avuto la possibilità e la fortuna di godere della recitazione del grande attore dal vivo, ma anche per i più giovani, che avranno così modo di conoscere maggiormente la vita di questo fondamento della cultura teatrale, protagonista assoluto della scena, che ha saputo interpretare straordinariamente la sicilianità, esprimendone i sentimenti più intimi per farci rallegrare, ma anche emozionare e meditare. Questa mostra molto preziosa perché qui sono esposti materiali d'archivio del Teatro Stabile di Catania che abbiamo anche, come dire, in questa occasione approfittato per rimettere in ordine. Il Teatro Stabile di Catania ha un archivio preziosissimo e appunto, diciamo, è stato importante ridargli un ordine, ridargli una dignità. Ma oltre alle foto degli spettacoli che sono organizzate secondo un percorso cronologico, assemblando i singoli spettacoli, il pubblico può vedere anche gli oggetti di scena, come qui alla mia destra questo mappamondo, che popolavano gli spettacoli dove Turiferro ha recitato, i costumi che lui ha indossato. Oggetti come cimeli, il copione del direttore di scena, i suoi appunti, la sua penna, quindi è un percorso concreto tra gli oggetti e la concretezza del teatro, illuminato come si illuminano le scene teatrali, quindi con i proiettori teatrali, in un allestimento che abbiamo voluto pensare nel ridotto del teatro, completamente ristrutturato per questa occasione, reso funzionale a divenire oggi, ma anche per il futuro, uno spazio espositivo per mostre, ne faremo altre, sempre attingendo a questo nostro meraviglioso archivio storico, ma anche diventerà una piccola sala conferenze, forse anche una sala dove ospitare piccolissimi spettacoli teatrali. Turiferro e il Teatro Stabile, storia di un amore, è un tributo al grande attore, vuole essere una mostra d'augurio per una pronta ripresa artistica e culturale, affinché si superi presto questo difficile momento e gli attori di teatro possano tornare presto sul palco e dagli applausi del pubblico, perché il teatro stesso necessita e non può prescindere dal proprio pubblico.